Si torna a fare sul serio. Dopo il galoppo di domenica scorsa contro i ragazzi del Riccione, finito con punteggio tennistico, la Lucchese affronta la Clodiense, un tempo la mitica Clodia dei fratelli Ballarin, cui oggi è intitolato lo stadio. Chioggesi è giocatore del grande Torino, tanto che la squadra vestì i colori granata. Anche domenica, trasferta vietata ai tifosi rossoneri che, grazie a Di Luca, potranno comunque vedere la partita in diretta TV. Contro i Veneti, che giocheranno senza assilli di classifica, Pagliuca recupereranno Lecchia, Nese ed Especie, ma deve rinunciare a Pecchioli. Poco male, perché finalmente torna a disposizione Zinetti, e in ogni caso i 95 non mancano, dal nuovo acquisto Azzolin, laterale sinistro, all'attaccante Papini, che ha già fatto il suo debutto con Riccione. È, quella di Chioggia, la prima delle 12 finali e che la Lucchese deve cercare di vincere a tutti i costi. Non sarà una gara agevole, perché l'avversario ha qualità e soprattutto non ha nulla da perdere con la salvezza quasi in tasca. Per questo servirà una Lucchese concentrata e più cinica del solito. In attacco, molto probabile l'impiego di Chianese alle spalle di Caboni e Tarantino, con De Luca pronto a subentrare in corso. Da valutare la condizione di Nolè, che non gioca da un mese. Accanto a lui giocheranno Ghelardoni e Aliboni. Calcio d'inizio alle 14.30, collegamento televisivo con Chioggia dalle 14.15 con la telecronaca di Ludovico Poschimeur. Questa la formazione della Lucchese che dovrebbe scendere in campo domani, con il modulo 4-3-1-2. Casapiera in porta, Zinetti, Especie, Calistri e Terlino in difesa, Ghelardoni, Aliboni e Nolè a centrocampo con Chianese dietro le punte, Caboni e Tarantino.